Fiera Agricola di Verona si è appena conclusa la 10ª edizione del concorso Agri Yogurt, che mette in competizione gli yogurt agricoli da tutta Italia. Noi siamo in compagnia di Giuseppe Rago dell'azienda Sapore di Latte di Potenza. È arrivato terzo classificato per la categoria latte vaccino, quindi yogurt della categoria più numerosa in termini di partecipanti. Giuseppe, è la prima volta che partecipi a questo concorso? Sì, è la prima volta. Abbiamo aperto l'attività da circa 2 anni e trasformiamo unicamente il latte della nostra azienda agricola. Siamo partiti da circa 2 anni, come le dicevo, trasformando il latte in prodotti lattiero-caseari, dolci, gelati, e poi abbiamo iniziato anche con lo yogurt. Quindi questo terzo posto ci fa ben sperare, perché per noi è come un primo posto. Beh, sì, effettivamente sì. Come primo anno, su più di 70 aziende, possiamo essere più che contenti e più che onorati di aver partecipato. Sì, beh, sicuramente una bella sfida per appunto un numero di partecipanti. Questo ci deve servire sempre per migliorare, innovarci, e noi siamo convinti di offrire un ottimo prodotto grazie alle materie prime di ottima qualità. Quindi ci parli un po' della gamma degli yogurt che offrite ai vostri consumatori? Sì, allora, naturalmente lo yogurt bianco, che è quello che è entrato in selezione, ci siamo classificati al terzo posto, e poi abbiamo vari yogurt con varianti biologiche, come ad esempio il mirtillo, mele e cannella, vari tipi di yogurt. Progetti per il futuro, considerando questo successo di Agri Yogurt? Giustamente arrivare al primo posto, perché il nostro obiettivo è aumentare sempre di più la qualità e offrire un ottimo prodotto ai nostri clienti. Grazie Giuseppe, ti auguriamo un futuro successo per Agri Yogurt. Grazie.